Ehi, salve. Sono qua in cucina che tengo d'occhio il brodo che si fa e vi parlo di questo libro, Mekong Story. E il sottotitolo dice Lungo il cuore d'acqua del sud-est asiatico. L'ha scritto Massimo Morello, che è un giornalista, ed è stato pubblicato dal Touring Club. Morello è un giornalista di viaggi, e questo è il racconto di un suo viaggio che lui fa a titolo individuale, quindi a titolo personale, lungo appunto il corso del Mekong. Lui così decide di percorrere, non letteralmente, ma diciamo risalire le zone che vanno dalla foce del Mekong, questo enorme delta, fino alla sorgente. Quindi c'è il Vietnam, il Laos, la Cambogia prima ancora del Laos, la Thailandia, un po' di Birmania, la Cina e il Tibet. E lui racconta il suo viaggio che ha fatto in un po' di tempo lungo questa strada ipotetica. Qualche tratto l'ha fatto letteralmente sul fiume con delle barche, altri tratti invece li ha fatti in modo diverso lungo la terra. E qual è l'aspetto interessante di questo libro? Parla appunto di tutte queste nazioni, ma altrimenti si concentra sul suo viaggio, con riferimenti storici e culturali molto più ampi. Ecco qua il primo punto, i riferimenti storico-culturali. Alla fine abbiamo una bellissima, seppure sintetica, bibliografia che racconta in qualche modo, legata a tutti i collegamenti che lui ha fatto nel libro. Quindi da questo punto di vista è molto interessante. Ricordo un po', anche se diverso, Danubio di Magris di moltissimi anni fa. Quindi questo è il primo aspetto che vorrei sottolineare di questo bel libro. Il secondo aspetto, che può avere una doppia faccia, è che è un libro che è stato scritto intorno al 2003-2004. Questo che cosa vuol dire? Che non è una guida aggiornata, e non è una guida in ogni caso, di quello che è successo, però ci dà una fotografia molto interessante di com'era in quel periodo lì, quindi 2003-2004, com'era quella regione, che era molto diversa da adesso. Allora, si può vedere, come dicevo, come una doppia faccia questa: da una parte negativa, non è aggiornata, dall'altra invece positiva, perché appunto se qualcuno conosce, ha visto, ha intenzione di visitare o ha letto qualcosa su quella zona lì, ha la possibilità di fare un confronto con quello che era prima. È un libro abbastanza agile, sono meno di 200 pagine, si legge abbastanza bene e io lo consiglio, insomma, non so se si trovi, perché l'avevo in casa comprata tempo fa, no, l'ho comprata non tantissimo tempo fa, e comunque un bel libro, insomma, piacevole da leggersi e soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, mi ha ispirato. Ho già trovato 7-8 libri da leggere, da comprare, uno dei quali vi recensirò a brevissimo. Eccolo qua, ripeto, Mekong Story, Lungo il cuore d'acqua del sud-est asiatico, Massimo Morello l'autore. Buona lettura.